Salve. Salve. Buongiorno. Letto sfatto. E ora finisco di sistemarmi e poi vado giù. Buongiorno. E vuoi non farti una camminata meravigliosa di prima mattina? Andiamo. Luma. Quasi le 15, mi è scoppiato un brufolo e ora vado a prendere la roba in camera e andiamo. Let's go. Eccoci di nuovo a casa senza scarpe perché sono sporche, le ho lasciate fuori, ma eccoci di nuovo qua. Andiamo a camminare. Oh yeah, si cammina. Dove andiamo? Andiamo verso Rivanazzana, tipica meta dei camminatori, in quanto si ha la possibilità di costeggiare dei campi. Guarda la differenza che c'è negli sguardi tra chi sale in macchina e chi scende. Quelli che salgono sbuffano, quelli che scendono invece dilatano, si spaventano. È uno stato mentale. Ma questo perché? Non so. Quelli che salgono... Uno frena, tira il grana agli occhi. Quando uno rallenta invece si soffia. E faccio il caso. Facciamo una statistica adesso, eh. Non siamo gli unici. Guarda, che tua merita, eh? Che carino. Va, che meraviglia! Wow. Caldo, caldissimo. È caldo? Sì, è caldo. Guarda che mi piace. Devo passare per andare allo specchio. Guarda che pendenza. Cominciamo ad addentrarci. Comincia a farsi più scuro il tutto. Pian piano a non vederci più un cazzo. Perché qui becchiamo, se no dobbiamo andare più in mezzo al prato, no? Adesso lì te la becchi. Il fianco c'è la discesa, eh? Il fianco casa mia c'è la discesa.
dopo uno scavalcamento degno dei migliori non so che cosa. Siamo in una strada che ci farà sporcare ancora di più le scarpe. Siamo arrivati. Boom. Oh yeah. Ok, mi sono dimenticato di fare l'outro, sì. Sono stupido, sì. Faccio l'outro alle 3 di notte, sì. E sì, poi ci siamo fatti un teino, mi sono guardato, sì, cos'era, un film. Tutto finto nella norma. Però volevo fare un outro perché così mi sembrava veramente triste. Se volete altri dettagli sulle cose che faccio, seguitemi su Instagram. E noi ci becchiamo domani con il video di un'altra fantastica giornata.